Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci con la recensione del mercoledì e oggi guarderemo un nuovissimo personaggio della serie di Doctor Who appartenente alla seconda serie che è da poco arrivata in Italia. Cominciando subito dalla scatola, chiaramente possiamo vedere che fa parte della serie Television. Qui c'è il logo BBC Doctor Who ed è il numero 299. Come vedete qui c'è il nome in inglese The Silence, nella versione italiana sono conosciuti come I Silenti. Oh, the silence. La particolarità di queste creature è che nel momento in cui le si guarda ci si rende perfettamente conto della loro esistenza e si riesce a interagire. Nell'esatto momento in cui si distoglie lo sguardo e non li si osserva più, ci si dimentica completamente della loro esistenza. Sul lato vediamo l'artwork per intero che ci fa vedere la particolare testa, le mani e il fatto che indossino sempre questi completi molto eleganti, mentre lo sfondo è molto semplice sui toni del giallo e l'arancione. Sul retro troviamo tutti gli altri personaggi che sono stati inclusi in questa seconda wave. E precisamente sono il nono dottore, Rose Tyler, River Song, il capitano Jack, Sarah Jane, K9, il nono dottore con la banana e il capitano Jack con il Vortex Manipulator. Procediamo quindi con l'unboxing per guardare questo pop molto particolare da vicino. Ecco qui uno dei silenti da vicino e come vedete è veramente molto molto particolare. Cominciamo dalla testa dove troviamo la scultura di tutta questa pelle molto molto strana che loro hanno, solitamente anche abbastanza lucida. Le grinze soprattutto intorno alla bocca sono state riprodotte secondo me molto bene. Intorno agli occhietti neri da pop troviamo anche tutta la parte delle tra virgolette sopracciglia e tutto quello che c'è intorno a dove una volta doveva esserci un naso. In più troviamo tutte le sfumature sul violetto e lo rendono veramente molto molto bello. Tra le altre cose potete notare anche i dettagli della scultura sul resto della testa e anche la parte degli zigomi e della mandibola è fatta veramente molto molto bene. Proseguendo verso il basso troviamo che indossa un completo nero elegante molto semplice con la camicia bianca. Quello che lo rende però particolare è che è completamente pieno di pieghe, completamente raggrinzito e con la scultura lo possiamo notare veramente molto bene, quindi anche questo è un particolare da non sottovalutare. Inoltre troviamo le mani e come vedete anche queste sono un po' speciali perché le dita sono molto lunghe e richiamano sia i colori che la texture di quello che abbiamo visto sulla testa. Qui potete vedere la destra nel dettaglio e ecco anche la sinistra. Per quanto riguarda il retro troviamo il resto della testa sempre scolpito in tutti i suoi dettagli e tutta la parte dietro del vestito dove possiamo vedere ancora meglio tutte le pieghe di cui parlavamo poco fa. Quindi anche questa parte a livello di scultura è stata curata molto molto bene. Quindi ragazzi, questo è il pop di The Silence direttamente da Doctor Who. Sono tra gli antagonisti più belli secondo me perché hanno veramente questo potere devastante di essere dimenticati una volta che si distoglie lo sguardo e quindi anche a livello di trama giocheranno un ruolo veramente molto molto importante all'interno della serie. In versione pop secondo me è semplicemente pazzesco perché è super particolare e quindi vi consiglio veramente di acquistarlo se siete amanti della serie. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo domenica con il prossimo pop. Ciao!